Mentre i volontari erano impegnati nella pulizia della pineta, molti ravennati non hanno rinunciato al tradizionale picnic della seconda metà di marzo, invadendo il prato antistante la caveccia. Il picnic della seconda metà di marzo è una tradizione, è la prima volta che venite qua? Tutti insieme è la prima volta, però ci siamo molto divertiti, quindi replicheremo presto. Da Milano, qui in Pineta Ravenna, come mai? Perché mi ha invitato lui che di Ravenna ci appare a cucinare. E per condividere questa splendida giornata della festa del papà. Noi veniamo tutti gli anni da 35 anni. Solo un paio d'anni abbiamo saltato perché c'era brutto tempo e le domeniche successive non avevamo il tempo per venire. Però è una tradizione che tramandiamo anche ai nostri figli. Sì, i miei genitori sempre, quando eravamo piccoli, quindi è una tradizione. Tutti gli anni. Tutti gli anni? Sì. Da quanto? Da quando eravamo bambini. Tipo 20 anni, 30 anni. Quello che mi dispiace è che ci siano i parcheggi fuori vuoti, vorrei proprio più pieni, perché questa è una tradizione che va mantenuta. È 30 anni che veniamo e continueremo a venire. Da quant'è che veniamo qui? Vai, io sono venuto 2 anni fa, perché l'anno scorso era brutto, però ogni tanto veniamo. Diciamo che è un buon ritrovo per fare della graticola. Il menù del giorno, qual è il menù del giorno? Ognuno ha portato qualcosa, quello che scadeva prima a casa ha fatto il fagotto e l'ha portato. Verdura alla griglia, carne alla griglia, salsicce, costine, fiorentine, tutto quello che si può mettere sulla griglia noi lo mettiamo. Menù del giorno è il classico, carne ai ferri, pomodori, salame. Salsiccia, costa, pancetta, tutta roba molto ottima. C'è di tutto, dalla pecora al maiale, al pollo, ci sono quasi tutti gli animali, a parte quelli che stanno dietro la graticola. I cuochi come sono? I cuochi, a quest'ora i cuochi sono ancora abbastanza sobri, diciamo. Ah, okay. Perché è troppo presto. Vieni fra un paio d'ore, ti diverti di più. Cuoco, è bravo a cucinare, adesso più in là di lì non andiamo perché sennò si monta la testa. Il nostro Ghiro ha cucinato costolette per tutti noi. E com'è questo cuoco? Bravo, bravo, bravo. Sì, lo richiediamo ancora. I cuochi ottimi, come la carne. Programma della giornata, dopo il picnic, tutti a casa, stesi sul prato. Polleggio, domenica in polleggio, da domani si ricomincia a lavorare, quindi oggi relax. Staremo qua a giocare un po' con i bambini, così, niente, qui. Gozzovigliamo tutto il giorno finché si mantiene la giornata. In genere noi facciamo un giro fino alla valle, arriviamo ai capanni, facciamo un giro della pineta, ci rifermiamo per fare un po' merenda e poi torniamo a casa. Di solito si fa la partitella calcio. Finito di mangiare, una partitella. Ah, se vuoi venire là, anche telecamere spente, stiamo là tutto il pomeriggio. A bivaccare e a riposare. Certo, di domenica cosa vuoi fare? Okay. Si è riposato anche quello là, il primo. Federico Lega per Ravenna Web TV.